una foto qui. Super rosso, qui. Commento. Commento che questo posto è troppo bello, sembra la terra dei campi da tennis. Viene la sabbia dei campi da tennis. È vero. Guarda che rosso che c'è. Poi ci sono 33 gradi. Stanno venendo giù, Marco, due gocce, eh? Sì. E senti che piove? Sì. Quando vedremo questo filmato, Marco, cosa ci verrà? Il? Magone, soprattutto perché mangio gli insetti buoni come questi australiani. So cosa voglia far Daniele qui, ma secondo me qualche coccodrillo ci fa secchi adesso in mezzo a sto fiume qui. Devi tenere il freno schiacciato, sennò non va dentro la marcia. Allora, schiacciato adesso. Ok. Bellissimo. Si è allagato tutto lì. Là c'è un windmill. A 6 metri. Marco, ma ora che ti stai guardando alla televisione, ti ricordi questo momento? Che ora che ti stai guardando è fra un mese, ma adesso siamo adesso, cioè è un po' complicato, no? Ma ora che ti stai guardando, e tu devi dire, sì, mi ricordo quando adesso eravamo quando qua. Quando adesso eravamo qua? Sì. Non ho capito un cavolo, questo va bene. Va bene. Questo è uno di quei fiumi secchi che si riempie durante le acquazzoni, le stagioni delle piogge, e ora stiamo guadando. Daniele, abbiamo lasciato Charleville e siamo su questa strada che è un po' dubbiosa. Qui ha piovuto tantissimo e addirittura ci hanno detto che probabilmente la strada che faremo noi nei prossimi giorni è non transitabile. Marco, lì, guarda, la carta, l'ho già preparata. Dunque non è che sia una gran bella cosa, però questi posti qui sono fantastici. Questa duna c'è da tanti anni, guarda, questi alberi sono già cresciuti qui. Ci ha fermato una macchina e ci ha detto che da Birdsville, dalla prossima città di Windura a Birdsville c'è bloccato. E valsa la pena arrivare fin qua? E valsa la pena per vedere questa duna. E valsa la pena salire sulla duna e valsa la pena che ci sia la pioggia, perché con la pioggia è tutta un'altra cosa. Yeah.
Mancanza di leoni e di zebre, filmiamo le mucche. Che bellino. Ho lavato la scarpa che mi sono porcato oggi. Qui c'è il mio letto stasera. Bella gabina, è un appartamentino praticamente. Marco, è un appartamentino questo qua. Bello? Sì, è piccolo, ma è, volendo uno. Qua c'è il bagno. Marco, ma c'è una novità. Sì, Daniele si è fatto i baffi. Ah, vabbè, a parte che mi sono fatto la barba. Ma la novità qual è? Oh? La novità è che domani dobbiamo cambiare rotta perché siamo bloccati dai fiumi in piena. Perché ha piovuto tanto due giorni fa e ha riempito tutto. Qua. E siamo qua. Guarda che pezzo. In due giorni abbiamo fatto un quarto d'Australia. Dove dobbiamo andare? Qua. Che anche e poi vicino. Fare questa strada gialla giù fino ad Adelaide. E invece torneremo indietro da dov'è? Da qua. Andiamo giù qua e andiamo giù da qua. Diciamo 300 km a destra. Costeggiamo i due fiumi che si sono riempiti. Sì. E andiamo parallelo a uno fino a giù. Svegliamo stamattina con un profumo di eucalipto intensissimo, bellissimo, appena usciti qui fuori. Ho dormito tutta la notte, adesso sono le 6.40 di mattina, dice Marco che ha piovuto. E speriamo che il fiume che abbiamo passato ieri sera non sia ingrossato per poter tornare indietro, perché dobbiamo tornare indietro. La strada per Birdsville è interrotta, almeno per una settimana, ha detto. C'è un fiume che è alto 3 metri, che boh, è più alto della macchina. Si sentono i pappagalli a go-go. $75-76 abbiamo speso per dormire qui. Madonna, ecco. Birdsville lo vedremo solo nel cartello. Siamo partiti dal nostro posto. Adesso guardiamo se riusciamo a far benzina e poi torniamo indietro. Facendo safari con le strade rosse. Chissà che vediamo qualche canguro. Oppure un wild pig come ieri. Cioè, te vedessi le ruote, le viste? Questa è Australia, beh. Avventura! Guarda il braccio! Ascolta, cavallo! Si può andare di là? No, volevo chiederti se si... Aspetta che... No, ti volevo chiedere, ma di là si può andare? Guarda che è interrotta la strada, eh? Oh, proprio vuole una carezzata, eh? Ciao, bello, come è andata la notte? Ma pensa a te! Ascolta, non è che sono come i cavalli che ci sono in Namibia, no? No,
si fanno la compagnia, hai visto? Due cavalli qua che si lasciano accarezzare in mezzo all'Australia. Posso montare?